Si è buggato, non riesco a prendere le carte dalla. Ma come non posso controllare altri servitori? Certo che posso. Cazzo, si era. Madonna mia. Non riesco a giocarle, non riesco a giocarle, fanculo. Guarda. Non posso, non me le fa giocare. Ma cos'è? Ma perché non mi fa giocare le carte? Ma mi si è buggato Eston, non riesco a giocare le carte. Non riuscivo a giocarle dalla mano. Ma che cazzo era? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma hai preso la carta? Ma dai! Ma mi stava prendendo le carte in mano! Ehi, hey, vuoi comprare un girellone? Perché devo metterci prima il drago 6-6. Tanto lì sono stati lì l'errore. Questa volta qual è la tua strategia? Allora, buono, se prendiamo il mozzo, dopo andiamo a 3. Ne abbiamo 4, quindi riusciamo anche a comprare il pezzo. Vale la pena frizzare poi mozzo, cioè frizzarlo, perché è a 6, portiamo a 4. Non so se vale la pena frizzare mozzo. Proviamo, vediamo come va. Ma che vada, abbiamo già una Non coppia. dirlo agli altri, ma faccio il tifo per te. Buono. Fatto Hero Power. Niente demoni, bestie, neanche robot. Ok. Mantieni la pressione. Allora, se prendo mozzo, dopo va a 5. Noi abbiamo 5, facciamo level up, possiamo vendere uno e comprare uno. Quindi sì, ci può È il più stare. forte, ma combatterà con onore. Ci può stare, siamo partiti bene. Ok. L'altro, Spino, Drago, ok. Marlock, ne siamo pirati. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Allora sì, qua si vende. Sicuramente. Ne ho inciso tra loro due. Perché il turno dopo abbiamo 6. Non riusciamo a fare level up perché 7. 7 se vendo lei. Preferisco prendere lei. Alla fine qui sono 3 ore, qui 2. Statistiche. Preferisco. Le due Marlock, anche se avrà preso qualcosa a sto giro. Minchia, si è preso di ro si è preso roba. Giuda. Va bene, si è comprato il mondo. Reclute fresche fresche per te. Un'altra. Allora, due non sono male. Però la domanda è: no, non ha senso fare. Vendole perché vado a 9, poi rimango con un mana off. Quindi preferisco andare così. Tutti uniti, ma in fondo. Ok. Voleva prima due draghi, ho visto. Cioè, vabbè, c'ha l'amalgama e draghi.
noi dopo li vediamo. Che va a 6, noi siamo a 7. Abbiamo un man off di nuovo, ma non ci possiamo far niente. Merda. Vai draghetto, bravo. Va bene, ho preso il minimo. La battaglia estenuante. Lui è bello. In sesto e torna a combattere. Penso faremo level up e compriamo lui. Ah, mana, che ho pensato di avere un mana off, invece era giusto. Era giusto il mana, ok. Draghi. Che sono tutti draghi, no? Marlock, misti e pirati. Un è uscito? Ha foldato, mi sa. Hai perso la connessione. Ma è un problema del PC o della connessione di casa questo? Minchia. Buono. Pareggio. No, vittoria. Vittoria, buono. Ah, connessione. Ah, io fino a 3-4 mesi fa ho bestemmiato tutti i giorni con Vodafone, perché praticamente avevo due fili in casa che facevano contatto e quindi avevo la connessione di merda che non mi andava. Allora, lui non è male, ma non ho provocazioni. Lui è Marlock. E ci starebbe a prenderlo, eh. Allora, se faccio mozzo, dopo va a 6, noi siamo a 9. Prendo loro 3. Un servitore in meno, una moneta d'oro. Non mi dispiace, eh. Non mi dispiace come cosa. Minchia, già nomi questo. Porca troia. Brutto. Brutto. Minchia. Che palle. Lotto. Tieni la pressione. Solo 8, cioè potevamo fargli qualcosa in più, era dagli 8 agli 11. Con un 98% di win. Allora, qui sicuramente saliamo. Posso anche permettermi di fare un roll. Non c'è niente di interessante. Lei, ma mi piace. Nada. Ok, adesso si ragiona, c'è qualcosa di buono. Lei, ma non ho gemme, è inutile per il momento. Abbiamo pirati. Facciamo così. Una grande armata. È stato turno un po' passivo. Non abbiamo preso niente. Abbiamo preso 3 stazze e basta. Infatti siamo allegramente sotto.
La cosa positiva è che lui si schianta sullo scudo. Ok. Vai sul drago. Merda. 11. Ha fatto male. Wow, giochiamo col morto. Buono. Quindi possiamo livellare e prendere lei. Direi che poi stiamo fermi. Non c'è niente da frizzare. Lui no, perché giochiamo contro niente. Hagem non è male, ma non è la build. Anche sto giro andiamo pirati comunque, eh. Andiamo pirati. Allora, dobbiamo trovare Eliza adesso. Triplare. Possiamo triplare tranquillamente con il giallo in mano. Il prossimo Hogger non sarebbe male. Stai andando bene. Ah, ci abbiamo anche la possibilità di tripla di mozzo. Ok. Tripla di mozzo. Mantieni la pressione. Orobaldo è tardi. Farò piazza pulita. Eliza. Lei è buona, possiamo triplarla. Sì. Ci serve una barca più grossa. Via. La calma nel ci serve una barca più grossa. Ci serve. Sto andando abbastanza lento, però devo muovermi. Lui. Aspetta, vendila. Metti. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Via, merda. È arrivato. Ok, volevo lui. Via. Via. Vendi. Vendi. Gira. Veloce. Mamma mia. La mull. Ok, per dopo. Adesso è di giocare lui. Via lui e dentro lui. Ok, ci serve la provocazione di Argus, quindi lo frizzo. Hai buone possibilità di vincere. Ok. Nonostante tre veleni. Merda. Ma cazzo! Tutte tranne quelle dovevi spaccarmi. Pari, grazie al cazzo, lo scam del 6%, porca puttana, buono lui comunque, eh? Allora, Argus abbiamo detto, via tu, dove ti mettiamo? Ti mettiamo a Hogger, via, via, gira, ok, triplo. Eliza Amul, ok. Orobaldo ci può stare. Allora, metti, via. A questo punto ci può stare. Abbiamo due. Lui va bene. Prendilo, anche Argus. Il mio
Ando lentissimo. Gira. Corbaldo. Via. Via. Lui è buono. Merda, sono troppo lento. Lentissimo. Sono lentissimo. Solo 59. Buono. Buonissimo. Peccato. Ok. Almeno è fuori. Riusciamo a triplare l'Aisa, per favore? Sarebbe un sogno. Triplare lui, l'Aisa, lui. Cazzo, lui non mi ha buttato fuori niente. Allora, lui. Lui. Via. Ah, Robaldo no, è il 9-9 alla fine. Via, prendi, via, vai. No, non c'è tripla di questa. Io lo dico sempre. Dai. Grande o non farle affatto. Quello potrebbe fare la differenza. Il codice dei tiro al bersaglio. Vogliamo il bottino. Prendo anche i buff piccoli. Vabbè, dai. Allora. Gioca. No, non ti voglio giocare. Gioca. Gira. Gira. Merda, c'è niente. Metti lui. Gira ancora. Merda, non riusciamo a triplarli, cazzo. Siamo sotto. Neanche di tanto. Porco Giuda. Devo spostare lui più avanti. Peccato. 10 danni? A 11. Devo rimettermi un attimo prima a posto la build. Come siamo messi? Allora. Non fa niente. Sto avanti. Oh, finalmente. Grazie. Ripriamo anche lui, per favore. Barca è l'unica cosa decente. Via. Vai. Ah, ce l'ha tirato, non l'ho visto, fanculo. Dentro, 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 dentro. Dai. Via. Qui cosa abbiamo? Poi via. Minchia, è troppo lento il gioco, non ce la fa starmi dietro. Si è buggato, non riesco a prendere le carte dalla... Ma come non posso controllare altri servitori? Certo che posso. Cazzo, si era... Madonna mia. Non riesco a giocarle, non riesco a giocarle, fanculo. Guarda. Non posso, non me le fa giocare. Ma cos'è? Ma perché non mi fa giocare le carte? Ma mi si è buggato questo, non riesco a giocare le carte. Non riuscivo a giocarle dalla mano. Ma che cazzo era? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma hai preso la carta? Ma dai! Ma mi stava prendendo le carte in mano! Ma cosa vuol dire? Ma non ci credo! Ma non ci credo! Ok, adesso c'è il servitore in campo, grazie! Prendilo!
scusa, sono troppo veloce, scusami, hai ragione, Arston. Ok, tu vieni, fammi vedere la Magado cosa esce. Una merda, perché non ho giocato anche lui? Per non pirla. Ok, gira. Nada, gira. Lui. Gira. Via. Gira. Via. Lui. Blocca. Gira. Porca puttana. Non ce la fa. Ce la fa davvero. Devo giocare la barca, non ce la faccio giocare altro. Mi spiace. Lui è sbagliato lì. Merda. 100% win però. Non so come, ma abbiamo 100% win. Questo è bruttissimo. Come facciamo a averla? Perché abbiamo la barca? Solo per quello. Ok. Ok, ci siamo. Lui elementali e lui cosa a caso, Verrospini. Siamo contro il morto. Doppia tripla di Hogar. Mi uscisse per favore. Quello farà un bel po' di danno. Fammi giocare Hogar, grazie. Mi dai Eliza? Amul, va bene, ok, mi accontento. Vabbè, mi hai dato un'altra tripla. Ah, ho la mano troppo piena, scusate. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Dovevo giocarle e tutto, vabbè, ho sbagliato. Amul di nuovo. Via barca. Anche a me non piaceva. Metti lui. Lui. Allora, gioca. Gioca. Anche a me non piaceva. Eccoti. Gioca. Gioca. Sto andando lentissimo, ma non posso fare altrimenti. Cioè, ho comunque troppe. Allora penso che chiuderemo con lui. Compra. Compro soltanto. Potevo fare la tripla di lui, ma non ce l'ho fatta. Non riesco a star dietro. Come siamo messi? Siamo messi abbastanza bene. Cioè, non devo andare avanti lui. Non so. Ma come facciamo a essere sotto? Che c'ha veleno quel bastardo? A destra. Come facciamo a essere sotto? Abbiamo vinto, infatti. Si è proprio buggato. No, non è fuori però. Ma poi a me sembrava di dover giocare contro il morto. Vabbè, lasciamo stare. Sta buggando Aston. Non c'ha. Qui abbiamo una tripla? Sì. Ok, però non la gioca adesso. Gioco prima tutte le altre carte. Giocala, tanto che. Prendila, prendo lei per chiudere probabilmente. Perché. Mi piace il tuo modo di pensare. Metti. Quello potrebbe fare la differenza. No, si è bug. Ok. Tripla, va bene, grazie. Mi dai la tripla di Eliza, per favore? Non me la dà, Non l'ho trovata, non, tutte le cose che ho girato non l'ho trovata, è stato incredibile. Oh, grazie. Donna mia, troppo lento. Ottima giocata. Probabilmente vendo lei e gioco barca. Non ce la faccio a fare altro.
Lui andava avanti, non ce l'ho fatta. Devi stare dietro a troppe combinazioni e troppe carte, non ce la fai. Merda, no, non su quello. Va bene. Ok. Vabbè. Minchia, un 121-127, non avevo visto questa cosa. Non l'avevo vista. A sinistra, bravo, grazie. Poi 12. Minchia, 16, non ce la facciamo. Abbiamo due triplex, cioè. Cosa. Non lo so. Non... Allora, gira. Ok. Amul. Niente Amul. Ah, forse poi ci stava a prendere Zap. Ok. Via. Non mi dà più pirati, ok. Mi servirebbe un altro di lui, non un doppio Hogar. Nada. Amul, grazie. Però non mi dà barca, Amul. Allora, metti. Prendi. Metti. No! Dai, cazzo. Lui che cos'ha? No, giochiamo contro il morto. Gira, sì, vabbè, Amul di nuovo, gira. Nada. Non mi danno più pirati, credo. Lo so, però quando li vedi, cioè quando ero là mi dava pirati. Non si possono eliminare a vicenda, vero? Mamma mia, che roba. È illegale comunque doppio tripla di Hogar, pirata. Vabbè, ci abbiamo Amul in mano, scusami. Vendi. Lei è buona. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Ok. Allora, lui via. Probabilmente vendo lui per mettere l'altra Eliza. Bella scelta. Ok, non ce la faceva ricaricare. Allora, se vendo lui devo mettere prima Eliza, poi questo. Ok. Però probabilmente facciamo così. Sì. Nada. Pirata. Sempre meglio avere qualche servitore da via. Amul. Incredibile comunque sto Amul, Allora. Compra. Allora lei, mi vai su di lui, poi cosa gioco? Ha qualcosa di strano? Gioco lui. Va bene. Dai, dovremmo... ce la facciamo a vincere? Come facciamo ad avere il 100% di vita da parte sua praticamente? Merda, vabbè. Ok, ho capito perché ce l'avevamo. Non lo so come sia possibile. Non lo so. Il fatto che c'aveva scudo divino e quel cazzo di robo più grande. Io alla fine di grossi c'avevo lui e un po' loro due. Ma sai cos'è? Che i pirati buffa soltanto l'attacco. Cioè non si... A parte la tripla... A parte il taverna 3 di pirata, quel 4-4, che si buffa più 1 più 1 più 2 più 2, i pirati si buffano solo l'attacco. E quindi...
È ovvio che contro scudi divini come elementali, che hanno scudi divini e comunque alto attacco perché c'aveva un cavolo di chef nomi, andavamo. L'unica cosa che ci poteva stare come build pirati era provare a farla l'Exodia, ma ormai eravamo partiti così e ce la facevamo. Va bene comunque, questa finisce su YouTube.